Oggi giochiamo a bowling. Potete sbizzarrirvi insieme ai vostri genitori e creare i vostri birilli come più vi piace. Io ho usato delle bottiglie dell'acqua vuote, dei flaconi, dei detersivi vuoti, degli shampoo finiti. Scegliete il punteggio, ad esempio qui il mio pirata vale 2 punti, la maschera vale 2 punti, questo tutto bello arcobaleno e colorato vale 10 punti perché è pieno d'acqua, quindi sarà più difficile da abbattere. Potete usare ad esempio dei bicchieri di carta, quindi anche oggi la fantasia è gradita. Ok, vedete che qui ho diversi tipi di palloni, dal pallone da calcio, di pallavolo, una pallina più piccola, una pallina morbida, un calzino fatto a pallina, un foglio di carta, quindi qualsiasi tipo di pallone va bene. In più scegliete una linea di partenza da cui tirare e non si può assolutamente superare. Ok, se avete anche più spazio in casa potete tranquillamente pensare di creare un percorso prima della linea di tiro. Io ad esempio ho messo dei cerchi. Per chi ha la possibilità di creare il percorso, proviamo a fare dei salti a canguro dentro i cerchi o fra le mattonelle, quello che avete deciso di fare voi. Chi non ha la possibilità di fare il percorso farà 3 salti e poi proverà a tirare la palla. Iniziamo dal facile. Possiamo abbattere i nostri coni, i nostri birilli, solo facendo rotolare la palla. Mi raccomando, la palla non deve rimbalzare, ma solo rotolare. Proviamo a fare dei salti all'indietro, all'interno dei nostri cerchi. Per chi non ha i cerchi, farà 3 salti sul posto e poi abbatterà i coni facendo rotolare la palla, ma la palla parte da in mezzo alle gambe. Siccome stiamo facendo rotolare la palla, possiamo pensare di far rotolare la palla con una parte diversa del corpo che non siano le mani. Potrebbe essere quindi la testa, potrebbero essere i piedi, le ginocchia. Qui vi lascio libera fantasia. I cerchi o i salti li facciamo su un piede solo, una volta lo fate col destro, una volta lo fate col sinistro. Mi raccomando sempre 10 tiri. La palla partirà da dietro la testa, ok? Stile rimessa laterale nel calcio, salti nei cerchi, apro e chiudo. La palla deve colpire direttamente il birillo, non vale che rimbalzi prima e poi colpisca. Adesso la palla partirà dal basso verso l'alto, i salti nei cerchi li facciamo laterali, ok? Chi invece non ha i cerchi può tranquillamente saltare lateralmente sul posto. 3 salti. Dal basso verso l'alto deve colpire direttamente il birillo e abbatterlo, altrimenti non vale. La palla, adesso userò una pallina più piccola per non distruggere tutto, partirà da dietro verso l'avanti. Deve colpire direttamente i birilli, automaticamente andrò a tirare, quindi con una mano sola. I salti nei cerchi li facciamo ogni volta, giriamo di mezzo giro. Chi lo fa da fermo sono 3 mezzi giri, quindi sarà parto, mezzo giro, mezzo giro, mezzo giro. All'indietro. Ora ci divertiamo con un po' di pallavolo.
andare a colpire, ad abbattere i nostri birilli facendo un palleggio. Ricordo che il palleggio lo facciamo verso l'alto, non verso il basso, quindi devo spingere sempre verso l'alto. I salti nei cerchi li facciamo lanciando e riprendendo. Ora invece proveremo con il bagger, ci autoalziamo la palla e proviamo a colpirla con il bagger, mi raccomando sempre sull'avambraccio, non sui polsi, ok? I salti li facciamo piedi uniti all'indietro. Mi raccomando, un piede avanti, un piede dietro. Ovviamente proviamo anche con la schiacciata. Quindi vi autoalzate la palla e provate a fare una schiacciata, quindi verso il basso. Vi ricordo la mano bella aperta. I salti li facciamo all'indietro su un piede solo. Una volta li fate sul destro, una volta col sinistro. Perché non ho a disposizione tanti. Adesso invece la palla passa a voi. 10 sfide, 10 modi di fare il percorso, 10 modi di lanciare diversi da quelli che abbiamo fatto prima. Divertitevi, sbizzarritevi, usate la fantasia. Costruzione dei vostri birilli sia nell'utilizzo dei palloni, di sicuro vi divertirete un sacco. Ciao, buon divertimento!